Buongiorno, non ve lo posso dire, buon pomeriggio neanche, quindi buonanotte. Ebbene sì, questo è un vlog notturno. Sono le 00:13. Ovviamente dormono tutti, beati loro, e io non riesco a dormire. Quindi siamo qua, pancia dura, contrazioni preparatorie, e così ho pensato a un vlog notturno. Ho detto vabbè, almeno ci teniamo un po' di compagnia, che devo fare. Comunque adesso mi farò una camomilla e spero di non svegliare nessuno con questo vlog, che rimanga tra noi. Qui la situazione è questa. Sto per esplodere. Beviamoci la nostra camomilla bella calda. Non so se accendere un po' di TV, però, ma sì, accendiamo. C'è ancora l'Isola dei Famosi. Non lo sto seguendo tanto quest'anno, non so voi, ma non mi prende, proprio non mi... Voi lo state guardando? Fatemi sapere nei commenti. Ho già cambiato canale 3 volte, tipo. Vabbè, alla fine lascio qui, perché non mi va di seguire un film, sinceramente. E Alessandra sta scalciando non poco. Se riesco vi farò vedere dopo un calcetto, ma è un po' difficile perché è buio. E, tra l'altro, vi volevo far vedere l'agendina che ho intenzione poi di prendere su Amazon del 2019. Ne volevo una, diciamo, per organizzare bene, non la classica agenda con la descrizione giorno per giorno, ma con proprio la tabella.
Se la trovo ora ve la faccio vedere. Allora, l'agenda in questione è questa qui. E c'è anche altri colori, c'è bianca e rosa, oltre a questa. E ve la faccio vedere anche rosa. Io la vorrei così. E mi piace perché vedete come è strutturata, cioè avete dei quadrati praticamente, quindi mi potrei segnare un po' di tutto, le spese, i video, insomma volevo una cosa, adesso non so se, ecco, forse apro la foto, vedete, è carina, ho visto anche un video su YouTube, e anche dei disegnini molto pucciosi, kawaii, molto carini. E quindi voglio poi prenderla. Contrazione in corso, contrazione preparatoria però abbastanza fastidiosa. È strano, cioè nel senso me ne stanno venendo sempre di più. È una specie di brivido caldo, cioè mi prende tipo una caldana, no? Una caldana, quindi caldo improvviso, e poi mi sento un brivido che mi parte proprio da qui, che mi contrae la pancia sopra e poi va verso il basso fino a farmi venire un mini 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 dolorino sotto e poi sparisce, dura veramente poco per fortuna. Brutta la sensazione di sentirsi tutta la pancia contratta. E sono sincera, con Fede non mi venivano molto queste contrazioni preparatorie, quindi tra queste, i calci, l'acidità di stomaco e l'insonnia e i dolori alla pancia, sono veramente al capolinea, ragazze. Spero che si anticipi di qualche giorno perché non ce la faccio più. Certo che questi programmi li tirano avanti veramente delle ore assurde, cioè è mezzanotte 55, l'una praticamente, e c'è ancora l'Isola dei Famosi, cioè assurdo. Io mi ricordo appunto quando lavoravo che mi alzavo alle 6 del mattino, anzi alle 6 già uscivo di casa. È infattibile vedere un programma del genere, cioè se lavori o sei a casa o non è fattibile, cioè. Però vabbè, per fortuna adesso hanno messo sulle smart TV, hanno messo il Mediaset Replay, il Rai Replay, comunque si può rivedere tutto online, quindi la comodità bene o male almeno è quella. Io sono troppo felice che danno il milionario perché pensavo fosse finito, e quando ho visto la pubblicità ho detto no, vabbè, sono felice perché mi sto prendendo molto. Io lo guardavo tutti i venerdì sera e a un certo punto è finito, quindi pensavo fosse proprio finito. Poi non so se sono repliche o comunque non penso, e adesso l'hanno spostato al giovedì sera, quindi 9 puntate. Mi piace un sacco giocare anche con Ricky a indovinare le risposte. Carino, molto carino. Un'altra contrazione. Io vorrei andarmene a dormire, ma non c'è niente da fare. È iniziato in TV su Rai 2, Prima o poi mi sposo, che avevo già visto, molto carino.
iniziato adesso e finisce alle 2:10. Non so, magari ne guardo un pezzetto, poi provo a dormire. Io direi che spengo e provo perlomeno ad andare a nanna. Prima solita routine in bagno, tipo lavarmi i denti, solite cose, e chiudere tutta la casa. Anche se non sono truccata, però mi passo un po' di struccante. La crema Nivea l'ho lasciata nel mio comodino, quindi vabbè, non la potrò mettere qui con voi, la metterò poi quando vado a letto. Metto giusto una molletta. Domani avremo un po' di commissioni da fare, tra cui portare Federico dal dentista, e adesso vedo se riesco, devo anche passare in posta, vediamo se ce la faccio, ma non so. Lavaggio denti, il mio cestino di fiducia. Ma quanto è carino questo qua, l'avevo preso un sacco di tempo fa, forse c'era anche un vlog in cui eravamo andati al Carrefour una sera, ed è una mini pattumiera da make up. Infatti dentro ci metto i dischetti di cotone, poi ogni tot li svuoto, e l'avevo pagata proprio una scemenza, tipo un paio di euro al Carrefour. Troppo carino, non ci posso credere. Io e la mia amica ci stiamo sentendo alle 2 di notte con gli audio. Io gli ho mandato un piccolo audio per, diciamo, tenerle compagnia poi domani mattina quando si sveglia, e non mi aspettavo assolutamente la sua risposta. Infatti mi è arrivato adesso un audio di 8 minuti in cui anche lei mi dice che non riesce a dormire, che secondo lei appunto è la luna piena. Guarda, non mi stupisce affatto il tuo audio, perché neanche io riesco a dormire. Secondo me, sai che cos'è? La luna piena, perché stanotte... Adesso mi ascolto il tuo audio, però ti dico solo che sei finita nel mio vlog notturno. Perché veramente non mi aspettavo assolutamente il tuo audio, ed è assurdo che, cioè, siamo qui alle 2 di notte che non riusciamo a dormire. Io con le contrazioni preparatorie, che sia luna piena o meno, ma io, cioè, ce la posso fare. Ragazzi, io vi do la buonanotte, non so che vlog ne sia venuto fuori, però vabbè, spero che vi sia piaciuto. Io comunque vi ringrazio per la compagnia, perché questo paio d'ore di contrazioni e dolori almeno mi sono sentita meno sola grazie a voi, quindi grazie, e spero di averne tenuta anche a voi in un altro momento, e vi mando un bacio, vi saluto, vi lascio e vi libero da questo vlog. Vi libero da questo vlog silenzioso e ci vediamo alla prossima. Ciao!